Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo del piacere femminile e lo faremo insieme alla dottoressa Claudia Popolillo che è in collegamento con noi da Lodi. Buonasera dottoressa e benvenuta. Buonasera a voi, grazie per avermi invitato a questa trasmissione e buonasera a tutti i telespettatori. Grazie a lei, dottoressa. Quindi oggi ci occuperemo di un argomento veramente interessante che di solito non è un argomento di cui si parla moltissimo ed è il piacere femminile. Che cosa si intende con questo termine? Ho voluto proprio affrontare l'argomento perché nella mia pratica clinica vedo che c'è ancora tanto tabù su questo argomento. Io lavoro a Lodi e ogni tanto tengo anche delle serate a tema con dei colleghi di altre professionalità su questo tema, appunto. Ne voglio parlare perché ancora oggi, nel 2023, nonostante penso siano sdoganate tante cose rispetto alla sessualità, il piacere femminile è sempre inteso un po'. Diciamo, lo vediamo manifestato nella finzione pornografica, in maniera forse alle volte anche eccessiva, però se ne parla poco di quello reale, quotidiano di una donna normale, insomma, che non lo fa nella finzione attoriale. E questo comporta comunque sia per la singola persona, per il singolo individuo, sia nelle coppie, alle volte delle tematiche, problematiche di vario genere, perché parliamoci chiaro, noi nelle relazioni sessuali chiaramente cerchiamo un'unione perché la sessualità per la nostra specie ha varie funzioni, ha una funzione di unire la coppia, ha una funzione procreativa, quindi possiamo fare figli grazie alla sessualità, però ha anche una funzione ludica, cioè noi siamo l'unica specie che fa sesso per piacere, quindi non necessariamente per procreare o solo per tenere insieme una famiglia in sostanza. E quindi questo tema è importante perché cosa succede? Intanto, come in tutte le cose, è una fetta dell'individuo la sessualità e viverla bene, è dell'obiettivo per cui io faccio questo lavoro, può essere parte integrante della persona. Ma sovente quello che io riscontro è che la maggior parte delle volte le donne vivono la sessualità con disagio, la vivono con poco piacere, la vivono alle volte addirittura con dei sensi di colpa, c'è una difficoltà proprio nel lasciarsi andare a scoprire quello che di bello ci può trasmettere il nostro corpo da questo punto di vista. Non di meno, questo si ripercuote anche nelle relazioni perché chiaramente, quando io sono in un rapporto, vivo male la sessualità, non è che non la vivo, però è come, insomma, se io mangio un piatto di pasta e lo mangio senza appetito, è diverso che mangiarlo con appetito. Quindi sia la soddisfazione, sia quello che può essere il coinvolgimento cambia. E per quanto se ne dica, tanti partner, uomini, se ne accorgono, lo percepiscono. Pertanto, ci sono tutta una serie di tematiche che vanno dietro alla sessualità di coppia, laddove uno dei due partner non la vive bene. Ecco, quindi io volevo parlare del piacere femminile proprio perché intanto esiste nel quotidiano, può esistere per tutte le donne, ma c'è una disfunzione sessuale che è l'anorgasmia, ovvero l'incapacità di raggiungere questo orgasmo, questo piacere. Premetto che l'anorgasmia può essere individuale o primaria, cioè una donna nella sua vita non l'ha mai sperimentata né da sola né eventualmente con un eventuale altro partner. E sia uomo o donna indifferente, perché appunto ad oggi abbiamo diversi orientamenti sessuali o diverse modalità di vivere le relazioni, oppure secondaria, cioè ce l'ho o solo con le altre persone con cui mi frequento o specificamente con qualcuna, o solo situazionale. Per cui vediamo bene che intanto quando si fa un'anamnesi di questa tematica dobbiamo andare a capire primariamente dove si sposta la difficoltà. Poi ovviamente nel mio lavoro, nella pratica clinica, c'è tutta la parte psicologica che io affronto, faccio della psicoeducazione sessuale, spiego tante volte anche come funziona a livello anatomico la parte genitale femminile
e poi si spiega anche quali tipi di mansioni si possono fare per conoscere il proprio corpo, perché un tabù grandissimo che abbiamo ancora oggi è proprio la masturbazione femminile, o a me piace più chiamarlo autoerotismo. Masturbazione mi ha sempre dato un buon senso, una parola non bellissima dal mio punto di vista. Ecco, autoerotismo, perché come diceva Woody Allen, è una cosa bella perché la persona fa l'amore con se stessa in quel momento lì. E invece tante volte questo autoerotismo, specialmente per la donna, viene condannato. Abbiamo ancora un po' culturalmente dei concetti un po' mutuati, diciamo anche da quello che può essere una base religiosa piuttosto che i nostri trascorsi culturali, e purtroppo bisogna dirlo, un po' il sessismo, il patriarchismo che in qualche modo ha influenzato il nostro vissuto di noi donne. E poi dall'altra parte ci siamo noi donne che ci siamo volute emancipare da tanti punti di vista, e anche in questo fortunatamente ad oggi, almeno per quanto riguarda il mondo occidentale, ci stiamo un po' muovendo per questo diritto anche al nostro piacere sessuale, eccetera. Che poi posso dire, spesso una lancia a favore degli uomini, molti se ne accorgono, sono molti quelli che magari dicono: ma io ho esperienza, ho avuto magari diverse partner, con questa partner c'è questa, mi accorgo della componente della mancanza dell'orgasmo, anche se tante poi fingono ancora oggi. Però se uno ha esperienza, insomma, si accorge, no? E quindi magari dice, vuol dire che la persona magari ha qualche inibizione, non riesce a lasciarsi andare, perché fortunatamente, io posso dirlo, conosco veramente anche degli uomini molto maturi da questo punto di vista, che desiderano vivere il rapporto a 360 gradi con la propria partner e desiderano che la partner sia, come dire, soddisfatta nel rapporto a livello globale, non che lo viva con disagio, con alle volte quella sensazione di sento che la mia partner ha un rapporto con me più per fare felice me che non perché lo desideri. Vorrei che lo desiderasse anche lei, che fosse piacevole anche per lei. Però lì, ripeto, sono tutte situazioni dovute tanto all'educazione, alla nostra cultura, a quanto una persona si sente libera anche di esplorarsi e via discorrendo. Quindi, insomma, volevo un po' sgranare un po' di miti su questo argomento. Se ha qualche domanda, io rispondo. Assolutamente sì, dottoressa. Io la ringrazio innanzitutto per aver sdoganato questo argomento, di cui spesso, come ho detto all'inizio, non si parla, e facciamo benissimo a farlo noi. Quindi, dottoressa, il piacere femminile, tante volte le donne non arrivano a provare l'orgasmo, e questo si ripercuote sulla coppia. E lei ci ha già anticipato che non sempre si tratta di un problema fisico, funzionale, o quantomeno prima si fa un'anamnesi dal punto di vista funzionale, dal punto di vista fisico, però il problema potrebbe essere anche di mente, la testa, diciamo, perché spesso si dice che la donna fa l'amore anche con la testa, è così? È così anche per l'uomo, però, adesso, non è che loro non funzionano come noi, diciamo che sicuramente per noi parte tanto dall'emotività, parte tanto anche da un pensiero, da un'idea, ma non è che gli uomini non abbiano anche loro una parte psicologica inerente alla sessualità. Vivono magari più istintivamente e, diciamo, con più libertà i loro istinti, forse è questo che è corretto dire, e riescono anche a vivere una sessualità più sganciata da quella che può essere un'emotività, un innamoramento. Parimenti sentono la differenza quando c'è un rapporto con una donna di cui sono innamorati, con cui sono molto coinvolti anche da altri punti di vista, che non differentemente. Allo stesso tempo, fortunatamente, come dicevo, ci stiamo sdoganando anche noi su queste cose, non sempre c'è bisogno del sentimento, ma è chiaro che parte dalla testa cosa intendiamo, che se io ho come dire, un buon rapporto con il mio corpo, con la mia sessualità, accetto anche di provare piacere piuttosto che viverla serenamente, piuttosto che avere un desiderio sessuale, ecco che già parte dalla testa l'accettare che noi siamo esseri umani e, insomma, se funzioniamo in questo modo c'è un motivo, altrimenti come specie non saremmo qui. Se l'atto sessuale non fosse piacevole non saremmo qui tutti, parlo come specie chiaramente. Per cui si parte dalla testa,
E allo stesso tempo finisce nella testa, perché tante volte le inibizioni, le paure, anche il non piacersi fisicamente possono influenzare il desiderio, perché cominciamo a pensare: io non mi piaccio, come faccio a piacere un'altra persona, come faccio a piacere al partner. Noi donne poi siamo speciali a guardarci tutti i difetti, eh? Quindi insomma in qualche modo non ci aiutiamo e tendiamo più a guardare le cose negative che quello che ci piace, quindi tanto lavoro si fa da un punto di vista psichico anche sull'aspetto di quanto ci piacciamo fisicamente, ma anche come carattere. Le nostre insicurezze possono influenzare eventualmente il nostro rapporto con l'altro, perché se io sono una persona serena, tranquilla con me stessa, non sto a farmi tanti pensieri e mi vivo serenamente il rapporto. Se sono lì che intanto che a un rapporto penso ad altro, o comunque dico: oddio, noterà questa sbagliatura, noterà questo, noterà l'altro. Donne, vi dico, se l'uomo è lì con voi, vuole godersi il momento, stare lì a guardare i difetti non è il suo compito in quel momento lì, sì, vuole godere il momento con voi. Vorrei anche un po' sbloccare queste idee. Sì, c'è una parte sociale che noi viviamo nel media, nei marketing, dove abbiamo questi esempi di donne perfette, e anche il loro lavoro, insomma, stare sull'immagine, occuparsi del proprio corpo tutti i giorni. Però nel quotidiano io garantisco, posso garantire a tutte le donne che quando i miei pazienti vengono in studio, la lamentela non è mai: ah, ma c'è la smagliatura e quindi a me non piace. È più che altro: sento che la mia partner non è coinvolta, non si lascia andare, non mi viene mai a cercare, e quindi io non mi sento desiderato. Anche gli uomini non si sentono desiderati. E noi donne invece abbiamo imparato che dobbiamo farci cercare noi, c'è un po' questa cultura. E quindi magari o lanciamo qualche segnale e loro non lo interpretano, oppure non ci esponiamo perché pensiamo non possiamo esporci. Insomma, la psiche fa tanto da questo punto di vista. Quindi magari interrogarsi su com'è la mia dinamica di coppia, come l'ho gestita, faccio sentire desiderato il mio partner, mio marito, la mia compagna, perché insomma, ripeto, gli orientamenti sono vari. E quindi anche mettersi in gioco un po' più in maniera attiva nella sessualità, ecco. Quindi quello che lamentano di più di solito è proprio la sentire mancanza di coinvolgimento. Noi invece siamo molto invece attente anche all'estetica, piuttosto che, però in realtà insomma è giusto prendersi cura di sé, ma non facciamoci bloccare dalle nostre imperfezioni, perché un uomo che ci cerca, ci ama, ci desidera, quelle cose lì proprio non le guarda più di tanto, cioè insomma, anche se la società. Quindi qual è il consiglio che oggi lei si sente di dare per tutte quelle donne, ma anche gli uomini, che non riescono a provare piacere? Ma allora, per le donne intanto, ripeto quello che dicevo prima, è domandarsi se si conoscono personalmente, quindi dare un po' di spazio all'autoerotismo. Assolutamente, perché altrimenti se tu donna non conosci te stessa a livello fisiologico, poi fai fatica anche a trasmettere al partner cosa ti piace, come ti piace anche essere toccata, piuttosto che il ritmo con cui un uomo può toccarti, insomma, o anche penetrarti, perché il coito completo comporta un atto diverso. Quindi primariamente essere in sintonia con se stesse per quanto riguarda la sessualità, pensare anche che cosa significa la sessualità per me, la mia femminilità, che significati gli metto sopra in sostanza. Invece per gli uomini, intendo, l'anorgasmia maschile non mi è mai capitata, nel senso, gli uomini soffrono di altre difficoltà, o di calo del desiderio, che è un po' paragonabile ma non parte neanche l'atto, o eiaculazione precoce, o disfunzione erettile, ma sono altre tematiche che stanno sotto a questo tipo di disfunzioni. Per cui apro e chiudo parentesi, come dicevamo all'inizio, chiaramente quando ci sono disfunzioni sessuali è giusto sempre prima passare magari anche da un ginecologo, un andrologo, che faccia un'anamnesi per capire se la parte fisiologica è funzionale e quindi non ci siano problemi di qualche tipo. E ripeto, io collaboro con altri professionisti perché lavoro sulla psiche, poi sulla parte medica ho delle collaborazioni con andrologi, con ginecologi, e quindi si collabora per aiutare il paziente a stare meglio nella sessualità, no? Perché in alcune situazioni magari è necessario anche prendere dei medicinali, fare determinati esercizi, piuttosto che insomma affrontare tutta una serie di tematiche
per stare bene nella sessualità. Ecco, questo è un po' il pacchetto. Dottoressa, io... Assolutamente sì, dottoressa, la voglio ringraziare veramente tanto, sia per l'argomento di cui ci ha parlato oggi, ma soprattutto per il modo in cui l'ha fatto. Grazie, dottoressa, a presto. Grazie a voi. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.